Allora, vediamo un po'. Devo mettermi la live? No, ok. Allora, mi hanno chiamato a lavorare, però appunto devo andare a lavorare prima. Mi hanno chiamato nel luogo di lavoro dove appunto bisogna andare prima a lavorare. Vediamo, ieri sono uscito alle 6, nello stesso posto, secondo me oggi è la stessa cosa, perché io il lavoro che faccio, le feste si spinge, e Natale mi immagino che questo mese qua di Natale sarà quasi un incubo, I guess. La telecamera? Sarà quasi un incubo, I guess. Aspetta un attimo. Ho dimenticato un pezzo, arrivo subito. No, purtroppo qua. Ah, devo accendermi la luce. Ma. Allora. Però, tipo, manca qualcosa. La luce manca. Che mi sono svegliato. Vabbè, non adesso, perché poi appunto oggi è l'Immacolata, quindi mi sono messo a chiacchierare un po' con i miei, quindi. E questo abbiamo già ritirato le cose di terzi, se posso. Allora, facciamo un breve stream, giusto per. Anche perché appunto, se oggi esco di nuovo a un'ora funesta. Ahia. Mi stai rilassarsi, cos'è sta roba? Mini miconoidi, mazzi. Mazzi divertimenti. Fonta fantastica, giochi strepitosi. Ma che ti posso acquistare la fonta? La fonta. Anziché la fanta, la fonta, non ci credo. E questa macchinetta al momento non è diversa da una bacheca degli annunci. La fonta, non la fan. Illegale, copyright. Arriva le garde. Allora, oggi è venerdì. Purtroppo non è il mio ultimo giorno di lavoro, perché io tiro anche sabato e domenica. Ehi, è quasi a livello 8. Volevo vedere domani cosa c'è. Perché mi sa che c'è lei. No, c'è oggi. Cavolo, potevo farlo. Porca miseria, mi sono messo a fare i manufatti del cacchio. Per io e mia. Potevo fare questo. Perché se ne frega, ci. Domani c'è qualcosa invece, tipo per io e mia. No, perché l'ho fatto giovedì. Sì. Melma. Vabbè, che se ne frega. Non fa niente. Un po' mi dispiace perché magari questo qua non ne ho abbastanza. Devo vedere. Un pochettino ne ho, però ho paura che poi non ne ho abbastanza. Vediamo poi domenica se faranno. Comunque. Dobbiamo sempre spacciare questi nobuischi. Che cacchio ne so. Se no andiamo a fare questo. Peccato dobbiamo farlo per la Raiden. Quello sì. Gli scammagliatori. Andiamo a fare gli scammagliatori.
Non potevo mandarmi a Fontaine, almeno facevamo altro. Esatto. Ok. Allora. Non fa questo. Poi non so quando finisce lo stream. Adesso sono le 4:30. Andato a dormire all'1:30. Quindi ho fatto 2:30, 3:30, 4:30. Beh, tecnicamente alle 2. 3, 4. Quindi va bene così. Come ho ancora un pochettino, perché sinceramente, oh, anche se devo entrare prima, ho più di uno, quindi non lo so cosa fare, cioè più che altro non voglio stare 30 anni a... Mi ricordo se quelli te li danno i cosi, penso di sì. Ma scusa, lui non è uno schermaiatore. What are you talking about? Cioè, scusa, aspetta. Se tu metti schermaiatore, ti dà anche questi. Ma che cacchio di ragionamento è? Mi ha dato la cosa. Ma che senso? Ci fossero gli indicatori infiniti, riempirei la mappa di indicatori su serie. Sarebbe molto più facile. Viene visto che so che probabilmente oggi tipo, uscirò le... Perché sta vocina, vabbè. Visto che oggi probabilmente uscirò alle 6, conviene magari farci uno di mia. Perché probabilmente uscirò alle 6. E poi mi sveglierò alle 11. Però non so. 20 ore. Se per caso mi alzo alle 11 o 120 di quei cosine. Quindi non so se conviene. Ne ho 120 perché appunto 20 ore sono 24, sono le 4 perché adesso sono le 4 e mezza. E appunto per le 4 ore sono l'una. Quindi ne ho. Sono 11 e mezzogiorno, ne avevo 100. Non so se ne vale molto la pena. Solo che domani non so cosa fare, a parte che lui baffa, quindi bisogna togliere prima della scatola. Poi togliamo anche lui. Fatti di scuro. New dead. Congratulations. È abbastanza grosso il raggio, mi stavo dimenticando che c'ho il perk. Lei dovrebbe esserci 3. Ho anche voluto fare perché C3. Ah, C2, sì, ho visto che era C2, allora mi sono... C'è Farus anche, e altro anche di... Beh, interessante anche fare lei, però... C'è Farus anche, e altro. Però appunto c'è Kasuo, quindi... Secondo me mi ha aiutato tanto, mi piace un sacco come personaggio. Dove cavolo devo andare? Ah, sì, buonanotte. Non so cosa fare domani assolutamente, quindi perché domani è sabato, è un po' un metà metà, nel senso che non è domenica, quindi non si può fare niente di quelle robe lì,
E non è neanche venerdì. Non è neanche venerdì perché assolutamente non puoi. Fare le tue cose del venerdì che erano oggi. Diciamo e speriamo che magari lo facciamo quello di Ayaka, anche solo una volta lo facciamo, se non due, ma non penso che due riusciamo. 36, boh, non so, adesso devo guardare. E riusciamo a fare 40. Adesso questi sono schermati. Schermagliatore. Dice che c'è una fusion ancora. Vede che c'è. Tanto c'è Oz. Finire ultimate più odds fa male la miseria. Capitaniarlo, che in effetti sembrano capitani. Allora. E quanto è? 7, allora 38, 39, 40, 7, 12, 21. Se restiamo ancora per 20 minuti, ma non lo so. Lo farò due volte. Altrimenti lo faccio solo una volta così almeno. Perché se arrivi a 0 sono 20 ore, se no sono più. Quindi prova, magari conviene per il nostro confondente. Quei tasti per questo cacchiano. Arrogo la strega. Non c'è molto da ridere perché non era molto divertente come periodo. In ogni caso, a parte la brutta citazione, magari ne facciamo solo uno. Così domani che sono sveglio alle 11 dovrebbe essere 160. Perché se no se a 0 è 20 ore. E tipo 18 sono. Lo facciamo di pomeriggio, cioè io vado sempre. La base è che io vado sempre a dormire. All'incirca appunto mi sveglio verso le 5, potremmo anche fare il pomeriggio sti domini, però non so, cioè nel senso che mi è già capitato appunto che dico boh basta, mi stufo, vado a farmi in giro. Base quello lì. Mi è già capitato anche quello. Sono lì e dico boh vabbè, mi stufo, non voglio di giocare a Genshin. O Genshin Impact, come chiamano in inglese? Genshin. Io chiamo Genshin FS, raga. Sì, ci conviene fare una volta, poi anche se arrivo che il 170 su 160 c'è già tipo da un'ora, non fa niente. Eh sì, ieri sono tornato a casa tardi. Il problema è che appunto quando sono in quel luogo di lavoro che appunto sono anche andato ieri, sono contentissimo perché ci sta, ma anche negli altri posti non è male, però sono quello il posto dove ho lavorato di più, quindi più o meno so già cosa fare, cosa non fare. Poi finito Oz. Aspetta, prima ammazziamo questo.
Stavamo odio, lo ammazzavamo subito. Judith. Sì, quindi ci sta, cioè, vado lì, so già fare, so già cosa devo fare. Via. Questo sta prendendo fuoco, si è preso malissimo. You're gonna die. Quindi, boh. Fatto che però quando vado lì è sempre un calvario per quello, nel senso che esco sempre dalla ruota. Quindi c'è quel, no? C'è quel divario, nel senso, so già cosa devo fare, però alla fin fine. Il problema è che arrivo a casa un'ora veramente, veramente lunga. Schifosa. Mamma. Tutto alla fine è uguale. Ah, c'è lui. Perché io praticamente giro. Cioè, una volta era sempre fisso. Adesso non lo so più. In realtà ero proprio fisso in quel luogo che devo andare oggi a lavorare. Infatti per quello che quando sono lì sono sempre contento. Però appunto l'unico problema è che adesso io non ci sono più lì. E anche lì da quando me ne sono andato sono cambiato un po' di regole, però il problema è un altro. A parte che le feste. Però adesso, dopo non ci sono più io, sì, c'è molta più roba da fare allora quando, quando arrivo io. Dicevo che c'è un po' di disperazione, però. Se chiamavo me lì, cioè, vuol dire che c'è un po' di disperazione. Vabbè. Però perlomeno appunto devo subito accorgere che ci sta. Però magari vado in un altro posto che è lontano, anche abbastanza lontano, arrivo a casa prima rispetto a ad andare lì che è vicinissimo a casa mia. Però almeno appunto non c'è il rischio che mi addormento alla guida. La cosa che mi preoccupa di più da quando mi hanno spostato a fare appunto il nomade, chiamiamoci nomade, e appunto ho sempre paura di addormentarmi, perché appunto fai questo, è andato nell'acqua, si è praticamente indebolito da solo. È un po' matto comunque. Sono un po' ripreso grazie a lo scudo. C'è lo scudo, qualcosa di lei che ha generato la cosa di sotto. Dovrebbero esserci altri fatui qua, più che cambiare posizione. Andare in un altro luogo, per così dire. E boh, alla fin fine non dico che è meglio tornare a casa più tardi, ma perlomeno non c'ho sta preoccupazione di addormentarmi alla guida. Perché tanto sono subito a casa, quindi... Adesso questa cosa del nomade, chiamiamoci un po' di cyberpunk. Adesso questa sera faccio un po' nomade, anche sabato e domenica sono sempre impegnato. Quindi ragazzi, se non mi vedete un sabato o una domenica, lo sapete già cosa aspettarvi. E niente. Nel senso che la storia di Maria Vittoria è quella. Dovrebbe esserci altri nemici qua.
meno ci sono solo loro, ma... bel posto comunque, molto variegato con gli uccellini eccetera. Acen, questi si fidano a mettersi sotto la dimora di Ge. Vengono molti. No, allora può darsi che c'è solo cacciatori di tesori, I guess. Mi sembrava che c'era anche altra gente. Sì, comunque la base è quella lì. Non mi vedete un sabato e una domenica, dite ma che cacchio fa questo? Oh, devo arrampicarmi. Ma che cacchio ci vuole di arrampicarmi fino a lì solo? Non c'è un altro modo. Qua sopra. Perfetto. Speriamo. Invece prima avevamo una domenica praticamente libera. E io appunto se non ho commissioni da fare. Beh, la base è che adesso fa freddo, quindi andassi a fare i giri si rifaccio. Però fa freddo e preferisco starmene a casa con la caduce. Quindi alla fine appunto non appunto questa storia che sono diventato un nomade mi ritrovo invece a dover muovere il mio sederino anche domenica, fatto lo facevo quindi non male. Invece per me la domenica è tutta me. Però appunto like I said, non è che fa molto, non fa niente. Di per sé. Non ho assolutamente nessun problema a riguardo. Anzi va bene così, faccio. E sono un po' così. Tutto qua. È un po' così. Mi sa che questi 3 giorni che farò ancora. Oggi è venerdì. Tanto buona immacolata, non ve l'ho neanche detto come educazione. Questi 3 giorni che ancora farò, secondo me uscirò alle 6 tutti e 3 giorni. Nel senso che se probabilmente domani mi metto nel posto lontanino e lì il sabato si esce sempre anche lì alle 6, il fatto che arrivo a casa alle 8 col viaggio e quant'altro. E appunto domenica non si sa, nel senso che anche lì probabilmente sarò nel posto lontanino, anche lì si esce alle 8. Niente, abbiamo finito, mi sa, i nostri amichetti. Facciamone uno, vi direi due. Non so, facciamone uno e vediamo cosa succede. Mi guardo il timer, eccetera. Anche perché vorrei poi potenziarmi la sua spada, eccetera. Come non avete mai visto in stream, voglio portare senza coroncina a livello massimo i loro talenti. E poi passiamo a Bennett, o appunto ci guardiamo i manufatti di Yoimiya. Ci rifacciamo da capo, visto che ho deciso di usare Yoimiya con Dongli. Quindi ho lo scudo più potenziato del 35% mentre uso io e mia, e non sono tanto convinto di farmelo da solo, ma va bene lo stesso. Facciamo con Ember a livello 20. Ah, vabbè, dicevo, ci mettiamo lì con i manufatti e che ci ha, che
Praticamente il 2-7 c'ha l'aumento allo scudo del 35%. Quindi usi Zhongli e poi usi Yuimi, cioè poi appunto quando arriverà lo scudo su Yuimi avrà 35% in più di scudo e ci sta per l'abisso, tutto qua. C'è l'aumento di danno al 40% che sarà fisso, non sarà più per 10 secondi. E lì ci sta, non ci sta perché c'hai più forse danno con Shinemawa. Però appunto la base è onestamente. Posso usare la mia ultimate, tiro la mia ultimate. E va a fondare. Dato volevo ammazzarli tutti e due nello stesso momento, ma non so se riesco da solo. Una rottura, ma non tirarmi calci, infatti è già morto lui. Da solo un po' un pasticcio. Cioè, riesci magari nell'abisso, ma qua no, perché sono un po'. In effetti nell'abisso ho fatto un ottimo lavoro questo. Perché devi farteli fuori, sono tutti e due a livello 100, devi farteli fuori al mare. È obbligato a farteli. Fuori al cuore nello stesso momento. Il problema è che è un po' nimble oggi. Nimble. Vabbè. Questo è l'ultimo, giusto? Ok. Veni, vidi, vici, usciamo e vediamo cosa... Io non ci posso credere che ho fatto così schifo. E ma andavano da sinistra, si scemo. Mi si che nella bis invece te stavano attaccati tutti e due e potevi ammazzare i one-shotari tutti e due. Cioè, one-shotari di nuovo. Boh. Tanto a me non mi dispiace uscire tardi da lavoro, sono più soldi. Però sì. Io sono contento che c'ho il fisso. Penso che sì, la base è che ovviamente tante ore da fare, ma a me non mi interessa, anche perché è una cosa di notte, mi piace. Quando facevamo i stream che invece lavoravo e facevo il pomeriggio, allora praticamente mi svegliavo, facevamo il nostro live stream come facciamo adesso di pomeriggio e poi alla fin fine facevamo... Poi niente, io dovevo già partire a pomeriggio presto presto. Poi ci buttavamo lì 2-3 ore, se non un'ora, come si dice? È 18 ore sono le 10, giusto? Sono 2 ore in meno, quindi anziché sono tipo le 10. Conviene aspettare ancora 6 minuti, nel frattempo stiamo lì a chiacchierare, vediamo un po' cosa fare. Beh, abbiamo fatto il 100% qua di cose, mi sa che mi sono dimenticato di... Adesso lo faccio mentre sono qua, tanto siamo qua a 6 minuti che aspettiamo. Voglio cambiare il nome dell'episodio precedente, così c'ho il nome davanti e non mi sbaglio. YouTube Studio. Fammi andare al Mondest. Ah, non l'ho fatto. No, aspetta, non ha salvato. Non ha salvato. Valle Stellare, progressi 97%.
Stellare o stellante? Vabbè, non mi ricordo. Ah no, che scemo. Oggi ero convinto, ho detto, oh, ho fatto collina sibilante al 100% perché trovo ancora bauli nella collina sibilante, ma non c'è niente. Nella collina sibilante non è già fatta al 100%. Andiamoci a fare un giro ancora, guarda, 6 minuti. Poi prima o poi mi annoierò e lasciamo perdere il 100% di Mostat per un po', come facevamo all'inizio. Sì, cosa stavo dicendo? Sì, poi era un po', una cosa un po' bruttina, perché appunto non era bruttissima, però alla fine era bruttina perché non riuscivamo a streamare più di tanto. Ci facevamo i nostri stream, io fai che mi svegliavo alle 9 tipo, ogni tanto che era 10, colazione, ci vedevamo insieme alle 10 nella stream e avevamo letteralmente 2 ore per le streamare. Ho piscato. Ma dai, ma che cazzo me ne fai? E non so se c'è ancora qualcosa nell'isola lì, ma come sempre, beh, ma un panorama di ma non c'è città però come Mostat. Cioè che arrivi lì, vedi sto panorama, anche lui è fantastico il panorama, però lo vedi solo in alcuni posti. Invece Mostat lo vedi in molteplici posti, sembra che l'hanno fatto apposta. Viene un piscato queste cose a livello 77. Ok, vediamo se ci parla Fisk. No, non ci dice. Mi fa ridere Fisk quando piove. Sì, è spettacolare Mostet. Sarebbe bello avere un bello screenshot lì, ti metti su una collina. Bello screenshot, bello wallpaper del computer. Desktop. Sì, era una cosa stranissima. Stanno ballando, cos'è? No, sembra. Qua è come i cosi. I coccodrilli. Stanno letteralmente ballando e chiacchierando. Arriviamo noi e li ammazziamo perché ci sembra un assembramento pericoloso. Che forte questi che vanno uscire. Che scemo. E comunque adesso invece prendiamo, dormo quelle 2 ore, mi va anche 3, facciamo uno stream, se mi sveglio alle 10 più o meno, mangio, faccio colazione. Uno stream di 2 ore, I guess, anche di meno, facciamo 1 ora e mezza. Oggi di nuovo 1 ora e 50 perché, beh, ci sta, perché abbiamo preso un po' l'abitudine a casa di mangiare all'una, quindi ci sta, nel senso che io faccio il mio live stream che dura 2 ore tipo, poi mangio e poi vado subito a dormire perché tanto finisco di mangiare 1 e mezza per me. E niente. Poi tranquillo. Dietro abbiamo cominciato il gioco forse. Sì, perché c'era cosa. Poi tranquillissimo, proprio scialla scialla. Mi sveglio appunto verso le 4 e possiamo continuare i nostri porci comodi. Tecnicamente, volendo, adesso è mezz'ora. Presumo che tirerò fino alle 20, vediamo. Non so, visto che oggi devo andare un po' via, magari prima, quindi magari tiro un po' di meno. Però pressoché appunto è così, cioè non. Ci sta, cioè faccio i miei
comodi, non si può dire, e poi vado a lavorare, mi piace come cosa. Non mi dispiace per niente. Ovviamente non ti ritrai ore, però almeno fai che prima magari facevamo. Alla fine comunque facciamo le stesse ore di stream. Perché magari prima facevamo 4 ore, adesso ne facciamo anche 4 ore. Forse ne facciamo un'ora in meno, adesso li faccio così la notte, però a me va bene. A me sinceramente non mi dispiace affatto, appunto mi piace sta cosa. Anche perché appunto sì, la notte è la notte, però alla fine cosa fai di notte? Dormi. Infatti appunto mi ritrovavo, no, a fare quando facevo gli altri lavori, che io, dire, non ho casa, e la cosa che facevo era dormire. Ovviamente non mi mettevo a live streamare alle 4 di notte. Ciao ragazzi, come va? Mezzo addormentato. Ciao ragazzi. magari qualcuno lo fa anche, ma sinceramente non è il mio stile. Quindi alla fine io cosa facevo? Devo dormire. Cosa che facevo quando facevo, l'unica cosa che facevo quando facevo il pomeriggio, arrivavo a casa e facevo lo stream fino a mezzanotte, e lo stream durava appunto, come dicevo prima, un'ora o 2 ore, che sia, a seconda di quando tornavo a casa. Poi però appunto si tornava a dormire. Non riuscivo a tirare fino a 1 minuto. Quello sì. E quello è un po' il fatto. La notte è così. C'è chi ci va a ballare. No, vabbè, a parte gli scherzi. La notte dormi, cioè, non è che. Infatti ci sta un lavoro di notte, perché tanto alla fine la notte dormi, non dico che tempo sprecato, però alla fin fine anche quando non lavoravo la mattina mi svegliavo prestissimo la mattina, perché appunto la mia vita è abbastanza piena di impegni, però alla fine appunto anche lì non è che sto lì per dire, come posso dire, anche la mattina non è che ti svegli alle 16, ora che facevo uno stream fino alle 12 e poi dopo me ne vado a lavorare, non riesci. Quindi alla fin fine, beh, no, vabbè, quella lì. Perché molti ragazzi si svegliano all'incirca alle 10, alle 11, quando non lavoravano, non persone che conosco, ma in generale se parli con la gente ti dicono più o meno io mi sveglio alle 10, alle 11, sono le mie esperienze. Io invece mi sono sempre svegliato presto, e quindi, cioè, alla fine non è che sia una cosa incredibile, assurda. Comunque qua sono già passati, giusto? Sono passati. Peccato che non ho trovato niente. Forse c'è un collezionabile qua in mezzo da qualche parte, devo solo trovare. Le princesse si sono fatte. Quindi andiamo a fare quello. Tanto. Potevo schiacciare il primo che capitava, ma mi andava di schiacciare il livello 7 lì. Non puoi stare lì a aspettare il banner che gira. Ho visto delle cose stranissime. Questi qua che aspettano fino a mezzanotte che il banner
di rigenero. E loro subito pullano. Io assolutamente questa cosa non posso farla perché sono a volare. Però appunto in generale, chi c'è giù che sia, qualsiasi cosa che fa, in generale la notte si dorme. Ovviamente sì, da una parte mi piace perché una volta facevo il pomeriggio ed era il paradiso, ragazzi, se vi ricordate. Arrivavamo lì, facevamo tutto quello che volevamo, perché io appunto dormivo come un ghiro e però mi svegliavo anche presto, verso le 9. E ci ritrovavamo a fare gli stream di 3-4 ore anche la mattina se io non avevo nient'altro da fare. E pomeriggio anche facevamo qualche ora, se no non mi ricordo se mezz'ora, ma facevamo qualche ora e ci ritrovavamo a di brutto a live streamare. E lì ci stava perché avevamo, poi arrivavo a casa a un'ora veramente ma veramente decente. Si buffa questo. Non sono riuscito abbastanza velocemente. Non fa niente. Il problema è che adesso mi ammazza come. Attenzione. Pensavo che ti ammazzavo così. Ho voglia di... Ah, quella usiamo, la ultimate, perché sono due. New Dead. Perfetto. Ho fatto un po' schifo come prima, ma non fa niente. E lì ci stava, perché appunto... Anche lì l'orario era variabile, molte volte entravo a lavorare un orario veramente, come dire, diciamo tardi, quindi avevo praticamente tutto il giorno per fare quello che volevo. Poi uscivo altrettanto presto, quindi volendo potevo live streamare anche, mi mettevo di sera verso... La streamavamo anche, praticamente la streamavamo tutto il giorno, ci stava un bot, solo che purtroppo appunto, cavolo, ogni tanto mi viene da piangere perché era il paradiso, cioè, nel senso che appunto purtroppo si faceva a meno ore e quindi ovviamente si prendevano meno soldi. Però era bellissimo, era qualcosa che mi piacerebbe tornasse veramente. In realtà doveva essere, c'era il catch anche, però vabbè. Una parte però va bene anche questo, perché alla fin fine la base che... Mi ritrovo a fare sempre doppi turni, eccetera, con quello, siccome appunto il lavoro era... Vi ricordate quest'estate? Non c'ero mai live streamare. Almeno 2 giorni alla settimana non live streamavo. Cioè, live streamavo, ma magari un'ora, mezz'ora. E lì era... Praticamente stavo a casa pochissimo e quindi appunto lì ci stava quando appunto c'erano i mesi che non c'era molto da fare e era il paradiso. Invece adesso che mi hanno spostato sempre a fare la notte, sempre tardi a casa, però appunto ho tutto, praticamente tutto il giorno, ovviamente devo dormire per fare quello che vuoi.
Quindi mi ritrovo un po' così a essere contento all'incirca del risultato. Dico all'incirca perché appunto facevo il pomeriggio, era un paradiso. Era qualcosa di bellissimo. Mi sentivo anche lì, mi sentivo di... Infatti giochicciavo un po' di più su col canale, dico la verità. Diciamo questo, poi me ne vado a... Non so, guardare YouTube o qualcosa del genere. Giochicciavo un po' più sul canale. Purtroppo non avevano offerte di sponsorship, però probabilmente l'avrei accettata. Se... Non so neanche io, magari non l'avrei neanche accettata. Però non so. Probabilmente avrei avuto tempo per farlo. Se in realtà questo coso qua elettrico lo attraversi, vedi come muori. Oh, si è attivato un fiore d'oggi. O un malfiore. Allora. Piacere di conoscerla. Jim Jim, hai la piazza. You dead. This is no big surprise. Sì, alla fine mi ritrovo un po' così. Ah. Un po' l'amaro in bocca di quelle giornate che appunto passavo a livestreamare. E anche con le giornate c'era più gente perché ovviamente streamavamo ore tra virgolette decenti. Però stesso momento appunto ero sempre lì a fare doppi turni e insomma c'erano delle volte che ero a casa subito, però c'erano anche delle volte che ne streamavamo mezz'ora tipo. Invece ora magari streamiamo molto di meno. Però cioè almeno abbiamo almeno sappiamo che appunto a casa ci torno. Ovviamente non ti mettono a fare la notte e poi subito dopo del mattino. Sarebbe un po' esagerata come cosa. Poi con appunto con tutte le ore che faccio adesso. Non quante vanno qua, ovviamente. Ah, pensavo che era morto, mi sono fermato 2 secondi. Mi ha dato il coltello, sto matto. Volevo invece il coso lì dei cacciatori. E continuiamo ancora un po', poi finisco di livestreamare. Sì, boh, adesso comunque a parte quello vediamo, tiriamo avanti. Sarebbe bello, come dicevo le altre volte, livestreamare fosse magari ancora più pretty chill e fosse quasi il mio lavoro principale. Sarebbe principalmente perché è a caso e sta. Anche perché a casa mia c'è sempre da fare, quindi gli ho detto ieri. In qualche modo mi piacerebbe lavorare da casa. E Twitch potrebbe veramente aiutarmi in questo. Visto che appunto potrei rimanere a casa e aiutare veramente tanto. Che
poi alla fine se succede qualcosa appunto ti fermi, ti metti in birbita tipo 20 minuti e... Però appunto Twitch e YouTube non sono poi così rilassati. C'è un po' di preparazione dietro. Quello sì, assolutamente. Però allo stesso... due a barra. Però allo stesso momento, appunto, quello lì ci starebbe di... Avessi sta fortuna di avere... prime persone che ti guardano. Io ho guardato lo stream e ho detto mannaggia, vorrei essere lui. Nessun commento, né niente. Giocava a Battlefield 2042, ma era abbastanza bravo. Ricordavo quando ero io bravo su Battlefield. Adesso non c'è più tempo di stare dietro a Battlefield. Praticamente questo qui aveva 150... come si chiamano? Non followers, ma non mi ricordo come si chiamano su YouTube quelli che ti guardano e ti pagano una quota mensile. Vabbè, in ogni caso, ne ha 150, fa che sono anche lì 4 dollari e 99. Aspetta. Mi dicevo, cosa c'è sopra la mia testa? L'ho notato solo adesso. Ah, la chat dice che devo ricollegarla. Ah, il chatbot di Streamlabs c'è ancora. Something went wrong. Aspetta un attimo. Maggiore. Beh, sì. Comunque, dicevo, pensate 4,99 almeno, minimo. In 150 ti fai lo stipendio mensile. E questo tranquillo, senza commento, che giocava a Battlefield. Tutto divertito. Magari non fa una vita così. Io mi piacerebbe molto. Perché bisognerebbe capire come. Come fai ad arrivare a quel livello? Intanto ci vorrebbe molto impegno. C'è molte persone che nonostante hanno un lavoro primario, si impegnano tanto e vorrei cominciare a fare anch'io così, però allo stesso momento non voglio diventare malato. Cioè voglio essere
tranquillo e non diventa appunto malato. Cioè, fare doppio lavoro poi di notte sembra tutta una scusa, ma non ho voglia di According to rimanere some of the malato. older Eremites, it does actually rain in the desert on occasion. E quindi niente. Oh, ci facciamo ancora questo e poi smetto. Però a me piacerebbe un botto, cioè ti prendi un gioco, non dico Battlefield, ma prendi un gioco che ti piace, una serie di giochi, tipo RPG open world come questi, ogni tanto ci sbatti un gioco di macchine. Se la gente ti guarderebbe veramente lo farei. Ho anche pensato di fare un nuovo canale in inglese. Ci ho già pensato. Perché l'inglese me lo mastico e onestamente secondo me qualcosa potrebbe uscire. Invece in italiano un po' meh. Purtroppo. Però allo stesso momento appunto dovrei cominciare con la partnership eccetera. Nonostante non ci voglia. Già ci ho impiegato un po' a ottenere questa partnership. Che è un po' così, però vabbè. Dovrei di nuovo unirmi a un gruppo di ragazzi che fanno live stream. Però appunto quando ero nell'altro gruppo di ragazzi, ma scusa, Pico del Drago c'entra qualcosa? Non puoi usare Pico del Drago? Ok. Di nuovo lui aveva ci salutiamo. Dalla. Dicevo, vedevo sto signore qua, che era in sto gruppo di ragazzi che facevano stream tutti insieme. Praticamente, scusate, lui come lui, io non lavoravo ancora, poi facevo la notte lui. E quindi la streamava, non mi ricordo com'era, però forse la streamava, no, lui la streamava di notte perché appunto aveva i suoi affari di giorno, non mi ricordo, vabbè. Comunque c'erano due o tre persone nel suo gruppetto che la streamavano di notte. E nulla, nel senso che poi questi qua se ne sono andati, mi hanno lasciato perdere perché appunto era troppo esagerato. Forse uno ha anche smesso di live streamare, mi sembra. Dovrebbe essere così. Gli altri due ci sono forse ancora, non so, li vedo ancora andare in live ogni tanto, però appunto giocano da soli, cioè fanno poche visualizzazioni e giocano così per hobby. Io sono entrato così qualche volta andare a vedere. E dicono tutti che hanno appunto. Io non gli chiedo niente, guardo solo, dicono che lo fanno mai per hobby perché non ce la fanno, ma anche io, cioè, la stessa cosa con il lavoro che faccio, non riesco a fare, ma indipendentemente, non so. Fossi in due, cioè, nel senso, avessi una casa mia per dire. Sì, già per dire, non so, avessi una cioè conviverei con qualcuno e come quelli dei streamer di YouTube che è fantastico perché la ragazza aiuta a fare il mod praticamente fare scartoffie. Questo lui che streama, la ragazza fa le scartoffie, cioè legge la chat. Poi guarda le opportunità di sponsorship per lui. Ogni tanto spesso giocano insieme. Quello sarebbe uno dei miei più grandi desideri. Io non avrei una casa tutta mia. Con una girlfriend. Quando non lavoriamo, stacchiamo così, giocando insieme, streamando insieme. E ci sarebbe. E lì ci sta perché anche il livello aumenta della qualità, penso. Cioè già la mia qualità penso che sia abbastanza alta, diciamo.
Però lì si sarebbe ancora di brutto, ancora meglio forse. Che almeno lo fai con una persona che ami e quindi siete insieme. Ci sarebbe, secondo me sarebbe. Questo sarebbe uno dei miei più grandi desideri, fare stream con qualcuno che appunto mi apprezza e capisce. Quindi si potrebbe anche fare gli sponsor più facili, in modo molto più facile perché ti dividi il lavoro tra i due e quello sì. Peccato che boh, purtroppo non c'è ancora niente per me di tutto questo. E adesso continuo a lavorare punto e basta. Non è successo niente purtroppo. Magari un giorno sarebbe fantastico, riusciamo a fare anche così. Mi piacerebbe un botto, poi non so. Speriamo, facciamo le dita. Chiamiamo quei due sul server. Copyright strike immediatamente perché ho chiamato quei due sul server. Il canale nuovo a caso, ovviamente sto scherzando, però appunto ci starebbe. Super Mike Online diventerebbe, non so, The Online Team o qualcosa del genere. Me lo immagino già. Vabbè, adesso vi lascio. Allora, posso mettere un po' posto di roba? Niente, solo quello. Ciao ragazzi. Ciao, buon proseguimento e buon lavoro. Ciao. Buona scuola, non lo so. No, perché domani è sabato. Non so se andate a scuola di sabato, comunque ciao ciao ciao. Ci vediamo anche su YouTube, Super Mike Online. Se cercate questi stream, li metto come VOD YouTube, quindi. Siete curiosi tipo di vedere che ho battuto l'abisso con Jungle? Potete cercarlo su YouTube, per esempio. Ok, ciao ciao.